Ben ritrovati amici, continuiamo con le nostre interviste legate al mondo professionale. Qui accanto a me è un piacere averla Anna Maria Stakurska. Buonasera e benvenuta Anna Maria. Buonasera Simone e benvenuti a tutti. Grazie veramente a te di essere qui. Andiamo a parlare della tua attività come creatrice di gioielli Stakurska. Da non confondere, precisiamo subito, il cognome con il nome dei gioielli, perché in questo caso andrei proprio a ricapitolare la tua storia e capire meglio come sei partita nella realizzazione di questi gioielli artigianali. Sì, la storia dell'artigianato è molto lunga, perché è nata con me, quindi non ha un inizio ben preciso. A un certo momento ho capito che le mie mani possono creare gli oggetti che posso indossare, così ho cominciato a creare bigiotteria. Bigiotteria che nel logo porta anche il nome di un gioiello, la parola di un gioiello, quindi Gioielli Stakurska, è una trasformazione del mio cognome. Questo progetto grafico è stato creato e ideato da una grande artista di fotografia, Loredana Bensa, e anche lei mi ha invogliato a dare proprio, a usare la parola gioiello. Perché in quanto un artigiano crea comunque pezzi unici, perché sono pezzi d'anima che va a condividere col mondo, e il gioiello viene, la parola gioiello in questo caso viene vista come un come la descrizione di qualcosa di molto prezioso, no? Abbiamo riflettuto sulla parola gioiello perché nell'inconscio collettivo questa parola va legata a un materiale prezioso, no? Se noi la pronunciamo, la persona che abbiamo di fronte pensa a un diamante. Io non uso la materia prima, che ha una grandissima preziosità. Io posso dire che uso materiale povero, no? Però in quanto prezioso, perché è un pezzo unico, insieme abbiamo deciso comunque di usare questa parola nel logo, che è la trasformazione del mio cognome. Io sono polacca, quindi da noi spesso si usa CH, che in Italia ho scoperto che ha un suono, la K, no? Quindi già in Italia suono K esiste. Allora, quando lei mi ha detto, guarda, cioè dovresti trasformare il tuo cognome, tu sei proprio quello che è il tuo essere, quindi anche tua famiglia, tue origini, cerca, perché avevo un altro logo, aveva una forma di un infinito, che anche là dietro c'era una logica, diciamo, della mia ricerca. È arrivato il momento di trasformarlo anche a livello commerciale, cioè quello che era prima non era così né bello né significativo per chi ti deve trovare anche sui portali, di vari portali, no? Ho cominciato a lavorare sul web, doveva avere un qualcosa che fosse piacevole sia graficamente sia dasse un significato. Certo. Quindi questo cognome è stato trasformato a posto C di CH, abbiamo messo una K grande, quindi abbiamo adesso due K, così sono nate Gioielli Stakurska. E ti ispiri qualcosa in particolare nella creazione di questi gioielli che abbiamo appena citato? Guarda, la cosa curiosa che è un grandissimo viaggio interiore. Io non ho una tecnica precisa, io uso tante tecniche, alcune le creo al momento. Io penso che la descrizione, l'unica descrizione che mi viene da fare per parlare della mia creatività è parafrasare Vincent van Gogh, che alla stessa domanda rispose molto tempo fa: la notte sogno, la mattina dipingo il mio sogno. Io ti dico che la notte sogno, la mattina creo i miei sogni. Perché succede spesso una cosa molto curiosa, che io vedo alcune forme, vedo le collane, vedo i ciondoli, vedo gli orecchini, vedo i bracciali, e la mattina so che li devo realizzare. La cosa più curiosa è il fatto che spesso non lo so come, non lo so la tecnica che devo, i materiali che devo usare, la tecnica che devo applicare. Conosco solo il prodotto finale, che è la forma del gioiello. E tutto è un grandissimo viaggio, una grandissima ricerca di trovare una
materiale adatto che ti che può darti, aiutare a dare la forma a questo gioiello. È una tecnica che sempre è a sorpresa, perché non è detto che tutti i gioielli sono stati fatti nello stesso modo. Non c'è un materiale preciso, io uso, trasformo ogni cosa. La mia ispirazione è la vita di tutti i giorni. Come hai detto tu precisamente, Anna Maria, si tratta di pezzi unici, personalizzati, quindi vai a creare qualcosa di anche che rimane la mia nel visione. Tempo, soprattutto la tua visione, in accordo poi magari a quelle che sono le richieste dei tuoi clienti. Anche no? Quello, anche no. Quello che ci sono alcune persone che vengono da me però con la richiesta di trasformazione. È successo un paio di volte. Ecco, parliamo proprio di questo aspetto, perché capiamo meglio come fa un tuo cliente a vedere o acquistare i gioielli, o quantomeno avere una prima consulenza con te per capire meglio qual è il gioiello adatto alla persona. Allora, io ho una esposizione, diciamo, fissa, ho un piacere e onore di essere ospite in una piccola galleria di gioiello contemporaneo a Udine, via Boscole, che è 16 metri quadri. E poi per i consulti, quello che tu accennavi, che si può creare qualcosa di personale, attraverso il sito sul CamTV, dove io vado... dopo un contatto privato tramite chat, commento sotto un post, sotto un articolo da me pubblicato, possiamo prendere appuntamento telefonicamente e anche attraverso un videochiamata consultare sia la richiesta sia un eventuale oggetto, gioiello che vado a proporre o vado a creare apposta per la signora. Tra l'altro so che tu sei molto attiva, Anna Maria, su CamTV, quindi è facile trovarti e contattarti. E siamo appena partiti con questo 2020, sono tanti i gioielli che andrai a creare, ti proponi anche altri progetti che riguardano sempre la tua attività? Sì, proprio da poco è nata una bellissima collaborazione con Menestrello on the Mont. Menestrello on the Mont è un progetto letterario che Marco, che tu conosci, si è sentito ispirato proprio da uno dei miei gioielli, e così è nata la poesia. Oggi mi sono state regalate le parole meravigliose di penna di Marco, quindi il progetto On the Mont, Menestrello On the Mont e Gioiellista Kurska pensano che possono creare qualcosa insieme, e questo sarebbe un bellissimo regalo da CamTV, perché ci siamo conosciuti con Marco proprio su questo portale del sapere, e questo può essere un bellissimo regalo per 2020, questa collaborazione. Veramente. Ovviamente per quanto riguarda la mia attività io non mi fermo, perché già ho una linea nuova per la primavera 2020, che vi invito a curiosare. Volentieri, accettiamo l'invito. E sarà sicuramente presente a 16 metri quadri di Udine. Benissimo, allora Anna Maria, io ti faccio un in bocca al lupo personale per questo 2020, di buone continuazioni di questi gioielli e per questo progetto che partirà con Marco. Grazie ancora. Ti ringrazio, grazie a tutti e buonasera. Buona serata, torniamo tra poco, amici.